Come sapete, una delle espressioni più frequenti in Silicon Valley e dintorni è the next big thing, la prossima cosa grossa. Abbiamo chiesto a Tanzin Booth di stare con noi sul palco per raccontarci the next big things. Tanzin Booth di nuovo sul palco. Ciao. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa sessione intitolata The Next Big Thing. Parliamo adesso di startup giovani e vicari della crescita veloce. Vorrei dare il benvenuto sul palco a Giovanni Luperti, cofondatore di Humans, che è un sistema di gestione delle risorse umane, e poi Rachel Delacour, cofondatrice di Sweep, che è una piattaforma B2B che consente alle grandi aziende di capire qual è l'impronta di carbonio. E alla fine abbiamo Ferdinando Randisi, cofondatore di Fabric Nano, e sarà lui a spiegarci che cosa fa l'azienda, perché è piuttosto complesso. Comunque è un'azienda che produce prodotti biomanufatturieri. Con questi tre imprenditori parleremo di aziende, le loro, che si trovano ancora all'avviamento, un momento vulnerabile del loro percorso. Qualche anno fa ho scritto un lungo articolo sui travagli delle start-up nell'Europa continentale, l'abbiamo intitolato Le Miserables, perché può essere molto difficile essere una piccola azienda nell'Europa continentale. Ho parlato a Daniel De Mello, che aveva fondato Mobus nel 2005 e che è fallita per via della crisi finanziaria. Anil ha fatto fallimento ed è stato perseguito per ancora 5 anni dagli enti previdenziali perché doveva ancora versare dei contributi. Ci ha raccontato di questa esperienza da incubo. E quindi dobbiamo sempre ricordare che queste giovani aziende sono di fronte a tantissime difficoltà. Direi che la mia prima domanda debba andare a Ferdinando. Allora, la Harvard Business School ha scoperto che circa i tre quarti delle aziende giovani fanno fallimento. Perché? Che cosa vi fa pensare invece che la vostra azienda possa sopravvivere, prosperare e ingrandirsi? Che cosa significa trovarsi in questa fase e come funzionano le cose? Allora, per la prima parte della domanda, perché ho iniziato nonostante i rischi? Beh, dirò che creare un'azienda che possa cambiare il mondo era e rimane il mio sogno, e quindi io non mi sentirei a posto se non facessi questa cosa, sapendo comunque che potrebbe andare male. Ho fatto un dottorato e mi sentivo al momento di non avere nulla da perdere, mi sono detto vado, tanto devo iniziare, e dopodiché ho scoperto che un fallimento possa insegnare molto, molto di più di quando le cose si fanno lentamente, pensando bene, formulando bene un piano. E penso che per la mia carriera, per me personalmente, anche le sconfitte iniziali possono essere fantastiche, un momento fantastico. A livello personale, insomma, non ci può essere veramente una perdita nel fondare un'azienda come questa. Allora, a livello finanziario vi è mai capitato di fare fallimento? Io personalmente no, l'azienda potrebbe, se non dovessero andare bene le cose, attraversare periodi difficili, ma sì, insomma, ce la si può fare. Però tu ti senti protetto, tutelato, sì. Bene, Giovanni, come è stato raccogliere il capitale di avviamento? È stato difficile?
È stato abbastanza semplice quando si è chiarito bene che cosa volevamo fare. Abbiamo iniziato con l'inizio della pandemia, quindi per noi si trattava di lavorare più sull'execution che sulla raccolta dei fondi, cercare di capire il processo, identificare i problemi potenziali maggiori per risolverli. E quindi c'è molta difficoltà all'inizio nel raccogliere capitali, e può essere più o meno intenso, per cui bisogna focalizzarsi in quella fase sul costruire, sull'eseguire, sull'execution. E quindi abbiamo cercato di raccogliere i migliori operatori al mondo che riuscissero a fare questo lavoro al meglio, diciamo come base per partire. E quindi voi avete lavorato con aziende della Silicon Valley, questo vi ha aiutato e più che quello che vi avrebbe aiutato a farlo in Europa, è diverso l'ambiente. Beh, credo che ci sia molto da capire su Y Combinator. È, diciamo che è un programma fantastico che non ti crea l'azienda, però vi aiuta a capire, e ci aiuta a capire il rischio nel momento in cui andiamo a costituire l'azienda, crea delle reti, dà molto supporto che è fantastico e aiuta soprattutto a rimanere focalizzati a costruire, a continuare a costruire. Allora, è anche un modo per attirare attenzione che a sua volta però può diventare anche una distrazione, però c'è molto focus sull'azienda. Che tipo di distrazione? Beh, per esempio una distrazione, non so, i venture capitalist che sono interessati a quello che fai e vogliono parlarti, partner che lavorano con te, che può essere fantastico, ma magari non è quello che serve in quella fase dell'azienda. Se si raccoglie capitali, magari fantastico, si prende il capitale che serve, però poi si deve guardare al passo successivo. Se invece non volete raccogliere capitale perché si vuole costruire il meccanismo, il prodotto prima, eccetera, eccetera, bisogna fare un po' d'attenzione. Allora, quindi mi sembra che ci siano addirittura troppi soldi, sembra che siate quasi viziati ricevendo troppa attenzione. Beh, come ha detto Mattias nel panel precedente, ovviamente ci sono tanti soldi che affluiscono soprattutto dalla Valley, quindi il capitale è disponibile ed è una cosa veramente molto molto buona per chi fonda una startup, ma il capitale insomma è un veicolo, non è l'obiettivo. Ecco, Rachel, tu hai fondato Beam Analytics nel 2009, che è stata poi venduta nel 2015 a Zendesk. Quindi tu hai fatto tanta esperienza nella creazione di un'azienda nuova. Come era l'ambiente nel 2009? Non era il migliore dei momenti, soprattutto dal punto di vista finanziario. E quel mood, come si rapporta a quello attualmente? Quando tu hai fondato Sweep e la stai facendo crescere. Nel 2009 non sapevamo di essere una startup perché ce n'erano pochissime e tutto questo ecosistema tecnologico non si sapeva niente, insomma non sapevamo di costituire un qualcosa di nuovo con tutte queste codifiche che poi si sono applicate alle startup. Erano proprio gli albori anche in Francia e quindi siamo cresciute in questo ecosistema che iniziava a muovere allora i primi passi ed è stato un momento molto diverso rispetto a quello che viviamo adesso. C'erano pochi fondi disponibili e da allora c'è stato tantissimo percorso fatto
rispetto a portare le risorse corrette a questo ecosistema. E adesso anche in Francia abbiamo costruito le basi per l'ultimo stadio, quindi le risorse per mandare avanti questo ecosistema. Nel 2009 dovevamo reclutare le persone ed era difficile anche parlare ai clienti internazionali, era un po' complicato anche farsi dare spazio sulla stampa, però noi abbiamo avuto una grande fortuna perché avevamo un prodotto che era completamente non apprezzato in Francia ed è stato invece un successo altrove con soluzioni di cloud per le aziende che hanno spopolato altrove. Tutte le volte che andavamo a sentire i francesi mi dicevano: ma no, ma state mica scherzando, ma no, nessuno metterà i dati sul cloud, ma siete mica matti, come volete mai che farne un lavoro. In realtà è stato molto divertente perché su LinkedIn utilizzavo lo stesso approccio di marketing con i CTO statunitensi e tutti quelli con cui mi mettevano in contatto volevano seguire la nostra evoluzione, farsi fare una demo. Insomma, è stata una situazione paradossale. Dal 2009 al 2015 abbiamo generato più dell'80% dei nostri ricavi al di fuori della Francia e soprattutto negli Stati Uniti. E quindi grazie al cloud. Grazie a tutte queste tecnologie. È veramente un ambiente, un contesto completamente diverso quello di oggi. Abbiamo tutti gli strumenti necessari per arrivare in qualunque punto del pianeta e il campo di lavoro è amplissimo. Abbiamo poi tutti gli strumenti per la videoconferenza come Zoom che ci aiutano a svilupparci. Poi se pensiamo alle nuove piattaforme di reclutamento in tutto il mondo, è possibile aprire una filiale in qualunque paese target e questo è fantastico. Quindi ci sono fondi in Europa, c'è molta attenzione da parte delle aziende, ci sono sistemi per reclutare personale tecnico simile a quello della Silicon Valley, per cui le cose sono davvero cambiate radicalmente e adesso siamo tutti in posizione molto migliore, tutti noi. Ottime notizie. Allora, le tue aziende erano un po' meno note di alcuni degli unicorni di cui abbiamo parlato qua. Puoi darci un elevator pitch di un minuto su esattamente quel che fa l'azienda e perché è così interessante, cominciando da Fabric Nano? Essenzialmente noi sviluppiamo nuove tecnologie per produrre dei prodotti chimici che sono basati sul biologico rispetto a quello che è il convenzionale che fa affidamento su altri materiali, ad esempio metalli pesanti. È un'azienda chimica. In pratica prende degli elementi chimici, li mette in un contenitore, in una vasca, dove con dei catalizzatori li trasformano in prodotti chimici molto costosi. Noi invece siamo interessati a produrre dei catalizzatori naturali utilizzando i componenti delle cellule che favoriscono queste reazioni, per esempio utilizzando i lieviti. I lieviti, se ci metti dello zucchero, possono produrre alcol, che è quello che succede per il vino e per la birra. Quindi noi utilizziamo questo principio per rendere il processo più economico, più stabile, facile da realizzare e lo facciamo non ingegnerizzando l'enzima in quanto tale, che è ciò che fanno tante aziende. Noi lavoriamo sullo spazio attorno all'enzima. Gli enzimi si combinano con pattern diverse e noi li mobilizziamo con delle nanostrutture ed è di lì che creiamo un prodotto di valore. E questi catalizzatori poi li vendiamo alle aziende chimiche per produrre i loro prodotti. Invece SWIP, l'impronta del carbonio, sì, è un'azienda che si occupa di fornire una piattaforma di gestione delle emissioni di carbonio a livello aziendale.
in maniera da valutare l'impronta di carbonio di tutta l'azienda. E i vostri clienti sono grandi aziende? Sì, soprattutto ci rivolgiamo alle grandi aziende che sono quelle che più ne hanno bisogno. Oggi come oggi i regolatori arrivano a bussare spesso alla porta e questi grandi nomi, queste grandi insegne hanno bisogno di poter affrontare questi vincoli anche dal punto di vista reputazionale. Non hanno scelta se non ridurre le emissioni. Il problema è che questo calcolo si fa ancora manualmente e avere una strategia rispetto al clima significa invece avere una tecnologia che vi assista a fare questa cosa. Per noi è un mercato fantastico e siamo pronti a dar loro indicazioni, orientamenti, perché abbiamo delle strategie top to bottom che investono l'intera catena del valore. E, insomma, adesso ci sono tanti attori che possono permettersi di non capire bene cosa stanno facendo, invece i grandi nomi dei diversi settori non possono permetterselo. E chi sono i vostri clienti? Dateci qualche nome conosciuto. Abbiamo delle aziende che emettono molto. Oggi è un vantaggio competitivo per cui non possiamo parlare del loro caso, però ad esempio quelli un po' più piccoli, abbiamo Picture Organic Closing che hanno tanti impianti di produzione a livello mondiale e sono stiamo lavorando con loro per comprendere quali sono le emissioni indirette attraverso questa piattaforma che misura le emissioni di carbonio. I dati sul carbonio oggi come oggi sono un incubo se non si ha una piattaforma per gestirli. E Humans è una piattaforma di risorse umane che è destinata a diventare la struttura più semplice per reclutare e gestire le risorse umane, ma anche per l'uscita del personale, per le paghe, eccetera. Le aziende già utilizzano prodotti come DocuScience e G Suite per avere velocità e automazione. Ci sono aziende che già fanno tutte queste cose. Qual è il problema specifico che voi andate a risolvere? C'è una grande frammentazione oggi come oggi e noi lavoriamo con tanti attori che si focalizzano sulle esigenze delle grandi aziende, pensiamo a SAP eccetera, però manca un qualcosa che stia tra la grande azienda e la piccola azienda che consenta di andare dai 100 alle qualche migliaio di dipendenti ed eliminare la frammentazione che esiste tra i vari sistemi. Grazie. E qual è stato l'ostacolo principale finora che avete incontrato come azienda, se ce ne sono stati? Nella imprenditoria high tech le cose sono diventate molto più semplici, ma ci sono ancora degli ostacoli, ne avete incontrati? Non è facile, ovviamente il lato capitale si sta semplificando e questo ci aiuta, però non è facile. Ci sono tanti problemi con cui si ha a che fare regolarmente e quando per esempio bisogna chiudere un accordo si cerca di capire quali possono essere gli ostacoli. Quando si cerca di assumere dei candidati non è facile perché il mercato è molto competitivo. Se siete una piccola azienda e non un marchio o con una reputazione, bisogna spiegare chiaramente perché si può essere il luogo giusto per la loro crescita professionale, per la loro carriera, e queste sono tutte sfide che affrontiamo e ci pongono problema. Ci hai parlato di aziende piccole e medie, perché non le grandi aziende? Tutto ha a che vedere con la velocità e il nostro approccio di business. Noi abbiamo un approccio top down anziché bottom up. Quando noi lavoriamo per un'azienda dobbiamo avere presente tutta la loro organizzazione. Se dovessimo lavorare con Coca-Cola ci vorrebbe molto molto tempo.
e non abbiamo le risorse, le infrastrutture per gestire quel tipo di processo. Dovremmo costruire le infrastrutture grandi, quindi ci vorrebbe anche molto dietro. Allora, per voi le cose possono diventare difficili se il contesto finanziario cambia. Ci potrebbe essere un'attenzione eccessiva per il tech. Sono diventate troppo facili le cose, questi soldi circolano con troppa facilità e ci potrebbero essere delle difficoltà in futuro. Le difficoltà sono comunque tante nel processo di fundraising. È anche vero che almeno quando si fa fundraising per l'avviamento si può fare fundraising sulla vision, sul team e non molto altro. Quando invece si è serie A ci sono almeno 1 o 2 anni per realizzare qualcosa e dimostrare che cosa si è riusciti a fare dopodiché e che cosa c'è di buono e anche quali sono le lezioni apprese nel tempo, e ce ne saranno sicuramente tante. È probabile che magari ci sarà stato anche un momento in cui si è pensato non ce la potremo mai fare, e poi a un certo punto bisogna mettere in atto la creatività, la resilienza, la forza per riuscire a superare l'ostacolo in cui si è incappati, insomma, girandoci attorno. Allora, dacci un esempio di un caso in cui l'hai dovuto fare. Piuttosto prevedibilmente a un certo punto uno degli elementi principali dell'azienda che ritenevamo essere cruciale non riuscivamo a farlo funzionare. Ci siamo resi conto che la letteratura non ci dava tutto il supporto per l'implementazione, quindi abbiamo dovuto cambiare la nostra value proposition e ci siamo resi conto che c'era un modo sorprendente di cambiare la nostra value proposition che non esisteva prima e che in letteratura non era rappresentato, e quindi abbiamo dovuto cambiare le cose, e direi che questo è il modo giusto di gestire difficoltà di questa natura. E Rachel, ci sono stati momenti con Veeam Analytics o con Sweep in cui hai dovuto davvero affrontare problemi grossi? Una delle storie che più mi piacciono ha a che vedere con un'azienda che si chiama GoPath, che si occupa di consegne, convenience delivery negli Stati Uniti, e utilizzavano voci false con i clienti per far passare il messaggio che erano tanti anziché i 2 che erano sempre al telefono a ricevere le loro richieste. Quindi in questi giorni, di questi tempi, è necessario ricorrere a questi escamotage? Ci sono momenti difficili come questi in cui veramente si è al limite delle possibilità? Allora, quando si inizia giovani francesi si riesce a essere magari sensibili a segnali a bassa frequenza. Mi sono resa conto che il cloud, la business intelligence su cloud avrebbe potuto funzionare, insomma eravamo sicuri che avrebbe avuto un futuro. Poi ci sono magari 5, 6, 10 persone che ti dicono no, non potrà mai funzionare. Tutti i giorni ci facevamo prendere a schiaffi in faccia da questi soggetti, finché un giorno ci siamo detti ma non esiste mica solo la Francia, proviamo a uscire e possiamo insomma offrire questo al mondo. È stato quello il momento in cui abbiamo rinunciato al mercato francese, ci siamo focalizzati con tutte le nostre energie sugli Stati Uniti e sull'Europa del Nord, e le cose da allora hanno funzionato. Quindi si conosce la propria capacità, la propria resilienza, bisogna averne tante di queste qualità per sopportare e sberle in faccia tutti i giorni, finché non si capisce dove si va. Ci vuole capacità di adattamento. Quando siamo stati acquisiti, nel momento in cui abbiamo ricevuto le condizioni, quel giorno ho scoperto che ero incinta.
E dici, questo è il momento nella vita di un datore di lavoro, e insomma, a quel punto, parlando con Zendesk, abbiamo chiesto, poi ci hanno detto che a loro i bambini piacevano. E anche oggi da Sweep abbiamo iniziato a focalizzare le nostre energie sull'aiutare i progetti sul carbonio a livello mondiale, con il sequestro del carbonio. Abbiamo sviluppato le tecnologie per il mercato, quelle fintech applicate a queste esigenze di cui ho parlato. Andremo a parlare ai grandi nomi perché vogliamo avere il maggior impatto possibile dal punto di vista quantitativo, ma questi soggetti ci hanno detto: quello che fate è bellissimo, ma prima di aiutarmi a contribuire a compensare il carbonio, come faccio a gestire la complessità dei miei dati sul carbonio? Non so neppure come riuscire a captare questo, emissioni dirette, emissioni indirette, insomma, che cosa potete fare per me? Allora va bene, allora adattiamoci, ci siamo detti, dobbiamo seguire tutto il percorso nella gestione climatica di queste aziende. Bisogna avere la capacità intanto di capire questa situazione e adattare il team, imparando a modificare ciò su cui si è abituati a lavorare per adattarlo a queste esigenze. Questo comporta un nuovo inizio. Una raccomandazione può aiutare molto avere diversi fondatori. Siamo quattro fondatori. E può essere utile avere molta chiarezza anche da parte loro nel momento in cui si cerca di decidere qualcosa. Per noi c'è sempre qualcuno intorno al tavolo che ha una rivelazione o che è capace di vedere il lato positivo di una situazione. Quindi bisogna avere le persone giuste nel team. Diciamo quando si è tra fondatori. Allora, questa storia dello scoprire che si è donne, è meglio oggi scoprire una gravidanza, è meglio scoprire di essere donne oggi come oggi rispetto al passato? Sì, sicuramente per me è sempre stato un elemento di differenziazione fantastica l'essere donna, perché mi sono sviluppata nell'industria del SaaS, del B2B, della business intelligence, e nella sala riunione ero l'unica donna. Ed era bene perché si presta una certa attenzione quando si parla, no? Ciascuno ha il proprio armamentario e bisogna usarlo. Per me, insomma, l'essere donna faceva parte del mio arsenale. Allora, voi di Humans avete deciso di fondare a Londra, pur essendo italiani, la vostra attività. Puoi darci le tue riflessioni sul contesto qui confrontato al Regno Unito? Perché non siete rimasti? Perché non avete iniziato qui? Onestamente, mi è capitato di essere a Londra all'epoca, il mio cofondatore era anche lui a Londra, per caso, ed è così che siamo partiti. Però credo che il Regno Unito sia un luogo fantastico per costituire una start-up. Da persone non britanniche ho sentito dire che può essere veramente il luogo migliore dove creare una start-up. Costa molto meno della Silicon Valley e ci sono crediti fiscali già predisposti, di cui si può godere. Tutto quello che si inizia a fare si può classificare come ricerca e sviluppo, perché si è ancora alla ricerca del prodotto, e questo consente di avere una retrocessione del 30% della fiscalità. Cerchiamo anche di stare fuori dal raggio d'azione delle start-up americane, ma cerchiamo di metterci al servizio anche
cioè di fruire dei servizi che ci dà anche il contesto istituzionale inglese, dove si cerca veramente di supportare le start-up. Il contesto italiano da questo punto di vista è carente. Quello che mancava, soprattutto in particolare, e non è più così, è l'ottimismo. Perché quando si crea una start-up bisogna davvero credere nel perseguire i sogni, nel perseguire i sogni grandi e credere che ci si riuscirà, perché se non ci si crede non si riuscirà mai. Si rischia, cioè naturalmente ci si accorgerà poi di essersi sbagliati su tante cose, ma alla fine ci si può arrivare. Sì, ci sono tanti che nonostante il fallimento sono convinti che arriveranno al risultato e poi ci arrivano, ce la fanno. Sì, e sono sicuro che tutti coloro che non credevano, sono altrettanto sicuro che tutti coloro che non credono poi finiscono per fallire, per non riuscire. E, Giovanni, anche tu sei a Londra? Sì. Sono 10 anni che sono lì, sono uscito dall'università, sono andato direttamente a Londra, volevo esplorare da un punto di vista culturale quale potesse essere il luogo migliore dove trovarsi. Per me un fattore dirimente è stato che la percepivo come una grande calamita per i talenti. Un polo d'attrazione, le infrastrutture poi sono estremamente solide e quindi nella costruzione del nostro lavoro abbiamo tanti ostacoli, però c'è tanta assistenza che consente di andare avanti velocemente, per esempio nella costituzione dell'azienda oppure nella presentazione dei documenti contabili, dei bilanci per esempio. E questo è un valore, oggi come oggi. Allora, molto in fretta, potete dare al pubblico che magari contiene qualche potenziale fondatore di startup, potete dare rapidamente qualche raccomandazione, qualche consiglio pratico? Rachel, non coltivate fantasie di essere imprenditori tanto per esserlo, dovete essere convinti che c'è una esigenza sul mercato, dovete parlarne a un massimo di persone. Non dovete preoccuparvi di farvi rubare le idee, non è mai successo, è una questione di execution, lo sappiamo tutti. Non immaginate questo, dovete rispondere innanzitutto delle esigenze. Giovanni? Io direi qualcosa che un insider ha detto, il motivo per cui le aziende falliscono è che non hanno abbastanza capitale, il mercato, il resto, no, il motivo principale è che i fondatori si stancano, sono esausti, non credono più in quello che stanno facendo e non si preoccupano più di dover risolvere tutti i problemi perché il viaggio è ovviamente lungo. E invece, Ferdinando, bisogna perseguire la cosa più grande che è alla nostra portata e fare la cosa migliore per il mondo che siamo in grado di fare, perché questo vi aiuta a far entrare in gioco i migliori investitori, i migliori dipendenti e non aiuta nessuno a accontentarsi di una soluzione diciamo media e non ideale. Grazie a tutti, grazie di aver partecipato a questo panel. Grazie e buona fortuna. È la prima volta che sei sul palco in Italia? Sì, mi sto abituando all'Italia. Allora, ci puoi fare un dono. L'Economist è sicuramente la migliore rivista al mondo, io la leggo tutte le settimane, soprattutto per la tecnologia. Qual è il tuo consiglio per le startup italiane personalmente? E questa è un po' una domanda fuori dagli schemi. Sì. Ma io penso al vecchio adagio, quindi se non si prendono rischi non si hanno risultati, quindi bisogna essere aperti, pronti ad assumersi dei rischi. Ed ho parlato con tantissimi fondatori, giovani aziende, ho osservato molti itinerari di successo e penso che ci si debba focalizzarsi sulla
la domanda, quello che vuole il mercato, la domanda del mercato, e quindi capire quali sono i megatrend sociali, come quelli che hanno visto gli unicorni. Quindi prendere rischi e focalizzarsi sulla domanda. Grazie mille per il tuo contributo. Grazie, grazie a voi.